E va bene, possiamo cominciare. Grazie a te. La settimana scorsa l'insetto non l'ha voluto nessuno. No, l'inserto. E lo so, l'inserto, è l'inserto. Lo mettiamo qua, lo appoggiamo. No, l'inserto, è l'insetto, va bene, forza non lo vuole nessuno. Allora, la settimana scorsa avevamo detto che questa settimana siamo a Novella Bella, con un euro avremmo dato un dopo sci, un paio di guanti per lavare i piatti, un pacco di cressini e una bottiglia d'aceto, però siccome ci perdevamo 20 euro per fare queste cose, non l'abbiamo. Questa settimana andiamo sul sociale, no? Abbiamo ogni numero, diamo questa sigaretta per smettere di fumare. Perché tu ti metti la sigaretta e dici no, la metti la sigaretta, come faccio ad accenderla? La giri e allora ti innervosisci e non fumi. Allora, mi dispiace che sono, che ne sono? Mezzanotte 8 minuti, purtroppo siamo già sul 14, però pensavo di entrare prima, il 13, perché il 13 porta fortuna. Ah, non mi direi che sei superstizioso? Sì, perché il 13 dicono che porti fortuna. Il 13 porta fortuna, perché porta fortuna? Perché per i famosi, 13 a posto. Lì. A posto. Lì. Per i famosi 10, 13 a posto. Gli a posto. A posto lì. Gli a posto lì. Scusa, gli si mette davanti a Z, e si impuglia. Invece a posto. S in Puglia. Ma anche gli apostrofi, No, gli apostoli. Anche gli apostrofi. Ma perché apostrofi? Cioè, 13 apostrofi li mette. Ma che poi erano 12. E va bene, dai, andiamo. Gli erano 12. Ma 13 porta fortuna. Quando uno fa 13, porta fortuna. Sì. Nel mondo dello spettacolo, effettivamente, ci sono molte superstizioni. No? Nel mondo, voi napoletani che siete. Io? Sotto sotto. Ma io non sono napoletano. Vorrei essere, ma non so. Sai che è superstizioso Giancarlo Giannini. Quando ha fatto il film di Lina Hertmull. Bert Müller, travolte a luglio da un insolito mare nell'azzurro destino d'agosto, ha fatto quella scena della superstizione. Anche l'attore americano Arnold Schwarzenegger è superstizioso. Schwarzenegger è superstizioso perché lui, per fare il film Terminator, no? Che poi quando l'hanno finito l'hanno intitolato Terminator, era superstizioso perché lui gli hanno dato 6 milioni di euro e lui ha detto no, a me piace il 13, non ne voglio 13. E gli hanno dato per superstizione. Per superstizione, qui hanno guadagnato un sacco di soldi però. Anche Lello è superstizioso. Ah, sì? Perché gli hanno, vero? Sempre. Perché per una pubblicità gli hanno offerto 50.000 euro e ha detto no, ne voglio 13. Voglio 13. Oggi... Oggi già 14. San Castio. Però, chi è? San Castio. Come San Castio? È vissuto dal IV secolo al VII secolo. Ma quanto è vissuto? 300? È un santo, no? Ex pugile, ex sassofonista, protettore di quelli che si dimenticano il frizzer aperto e gli scongela tutto. Oggi è nata Valeria Marini. Ma nel IV secolo, come faceva ad esserci il freezer? Ma è scritto qua, no? Allora, c'è un santo che protegge quelli che lasciano il freezer. Allora, nel paginone centrale abbiamo... C'è un santo che protegge quelli che lasciano... Sì, perché non ci deve essere. Non lo so. I camionisti così. Mi sembra strano. Cioè, nel paginone centrale c'è Riccardo Fogli lascia Patti Bravo. Proverbio... Proverbio, ognuno tira sassi al suo mulino. Poi abbiamo una pagina dedicata ai libri. Primo libro è Come parlare al telefono tenendo in bocca 100 fagioli. Ma perché uno dovrebbe voler parlare? C'è gente strana, gente. Ma perché uno dovrebbe? È un libro, Secondo libro, Storia di una capinera. Sì. Terzo, Storia di una capra nera. Terzo libro, L'autobiografia sbagliata di Lella Arena. Eccolo qua, questa non la sapevamo. È uscito. L'autobiografia sbagliata. Ma se è sbagliata già nel titolo, che senso ha leggerla? Io vi posso ringraziare prima che cominciate a leggere. Sì, come no, ma io te lo regalo. No. Ecco, grazie. Lella Arena nasce a Napoli, in sala parto, appena uscito. Invece di piangere gridò Annunciazione, Annunciazione.
Raffaele Arena, detto Lello Arena, sì, nasce nel 1953, il primo novembre. In realtà doveva nascere il giorno dopo. Ma perché? Per fare in modo che non nascesse il 2 di novembre, all'ospedale l'hanno tirato fuori in anticipo. Si sono messi tre in quattro con la fune l'anno di con la fune, con infatti la fune. Nasce piccolissimo con la barba. Ma come quello? E pesava 120 grammi, era piccolissimo. Volevano buttarlo, ma come si dice a Napoli, ogni scarrafone va bene, la mamma soia. A mamma soia. Soia, della soia. No, della soia, mamma soia. I figli sono pezzecozzi. Ma no, pezzecozzi, ma non a è Napoli così. Si dice aiuta, 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 ma non è aiuta. Quindi ma di non fatto è così, ma è scritto qua. Che sei uomo del sud, ma che aiuta? Quindi aiuta. Di fatto l'Arena è nato il 2 novembre. Ogni anno il 2 novembre c'è l'usanza per i defunti andare al cimitero. Ma come per i defunti andare al cimitero? Non è possibile. Era brutto, ma era un brutto che piace. No, che non piace. Comunque si dice non è Lello ciò che è Lello, ma che è Lello, che è Lello. Lello, che è Lello. Lello Arena, figlio del grande Maurizio Arena, da cui prese il cognome, per forza, e della sora Lella, da cui prese il ma il non nome. È vero. È un attore talentuoso, largo e lungo, addomesticato. Iniziò la sua carriera come controfigura di Fabio Testa. Ma non è vero. Nelle scene d'azione. Ma non è vero. E come controfigura di Nadia Cassini nelle scene di nudo sotto la doccia. Fondatore assieme a Troisi e Enzo De Caro del gruppo La Smorfia. Il primo nome era stato RH negativo, vero? Poi Saraceni, sì. Negli anni 90 lavora molto in TV. Nel 1997, sì, che da un calcolo matematico risulta 21 anni fa, perché il 1997, tu fai il calcolo, 2018. Ma non è che ci vuole? No, per precisione. Ma per precisione. A Canale 5 conduce Scherzi a parte con Massimo Lopez e Lenoir Casamonica. Che Casalegno? Casalegno. Dopo due regie cinematografiche, Chiari di Luna e Finalmente Sposi, il primo maggio 2018, quindi qualche giorno fa. Dichiara ai giornali che vuole tornare a fare il regista. Non lo sapevo, auguri. Ha una bella idea, ma servono i soldi. Che vuole fare? Vuole realizzare un film su Che Guevara, ma ancora non ha produttore interessato. C'è. No, ancora non c'è. Lui vuole fare un film su questo Che Guevara, ma ancora non ha il produttore. C'è. Non c'è il produttore. Lui sta cercando il c'è che male. C'è, l'ho fatta bene. L'ho fatta bene. Ma l'ho fatta benissimo. L'ho fatta bene. Scusa, anche Claudio l'ha detto. Ha detto anche Luca. La fa Luca Argentino. Adesso la fa Luca. Vediamo se la fa bene. Vuole fare un film su questo Che Guevara. E non ha trovato il produttore. Vabbè, fa niente. Vabbè. Però intanto ce lo godiamo noi, aspettando la terza regia. Ce lo godiamo qui a tanto tempo fa. Ma non è tanto tempo fa! È che tempo che fa! Nino Frassica!